Ciao ragazzi, buongiorno. Allora, giornata nuova. Adesso oggi abbiamo intenzione di fare un bel po' di cosucce e voglio andarmi a scrivere un satellite per il main event. Lo proviamo. Teoricamente sono venuto qua solo per giocare cash, però sappiamo che avrei fatto almeno un qualcosina. Quindi, l'unica cosa che potrebbe essere cancellato, perché durante questi periodi hanno relativamente pochi dealer, pochi vuol dire migliaia, però nel senso ci sono infiniti tavoli in questo momento aperti al Bellis o comunque per la struttura PUSOP. Quindi, se ci riusciamo, ci proviamo a fare un satellite per il main event, altrimenti vediamo che fare, se ci sono dei sit and go o qualcosina, insomma, che ci possono portare lì dentro. Poi penso che mi faccio, se abbiamo tempo, una sessioncina cash piccolina nella mattinata, poi vediamo il pomeriggio, probabilmente rigiocheremo e vediamo. Ancora non ho ben in mente un programmino per oggi, ma qualcosa c'è, qualcosa c'è. Vediamo come andrà. Ok, non è andato proprio come speravamo, dopo aver giocato cash, dove tra l'altro abbiamo perso uno stack, un poco meno di uno stack, tipo meno 2,50 abbiamo fatto, ma va benissimo così. Adesso siamo andati a scrivere, volevo iscrivermi a un satellite per il 10.000, il main event, però l'hanno cancellato. Quindi dopo un'ora di fila non ho voluto accettare mentalmente di dover desistere e quindi ho detto vabbè, va fa mocca, ci andiamo a giocare questi sit and go pezzottissimi, però meglio di niente. Allora ragazzi, ci siamo, eccoci qua, abbiamo una bella ricevutina in mano, 125 dollari, questo è un sit and go, vedete c'è scritto anche là in alto a destra in giallo, abbiamo 1000 chips di partenza, 10 player. Il format è molto semplice, winner takes it all, quindi il vincitore vince tutto, a meno che non si vogliano fare accordi, ovviamente, rimasti in 2, 3 left. Allora, entriamo nel vivo dell'action, da UTG, cosa siamo? Comunque, da molto lontano direi che possiamo foldare questo asso 7, andiamo avanti. Allora, qua siamo sempre in zone abbastanza distanti dal bottone, però partiamo con 1000 chips e i bui sono 25-50. Durano 15 minuti a livello e non vogliamo assolutamente perdere nessuna opportunità. Che le fasi iniziali qua, se dovessimo far fold, 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 ci accappottiamo mani e piedi. Quindi ci prendiamo quest'open anche se un pelo più ai limiti. Ci chiama la signora che vedete lì in alto a destra e chiama anche Big Blind. Andiamo a vedere un flop 8-9-3 o 8-9-4, non ricordo. Su doppio check dobbiamo andare a bettare. Siamo 75, succulento, succulento. Era solamente in zappa un contro la signora, pardon. Che folda, piatto a noi, il primo piattino è assicurato. Let's go. Andiamo avanti. Diamo un succosissimo. 10. K10 suited, K10 suited è interessante, soprattutto perché sembra siamo da bottone, giusto? Confermo, siamo da bottone. Ok, c'è un limp, oppure quello là è il nostro, no, ancora non si è preso il nostro ante. Ah no, ha limpato, ok, bel ragazzo, è andato a limpare da UTG. Me lo ricordo quello alla nostra sinistra, uno molto abbastanza a caso, che gli piaceva giocarsi ogni mano. No, 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 cinesina, dammi subito, guarda il ditino come si muove. Mi ricordo, volevo l'action, ce la siamo presa perché dopo il suo limp ce ne sono stati altri due, quindi. Mi ricordo, qua si parte con 1000 chips di partenza. Questo ha limpato 100, uno chiama 100, l'altro chiama 100. Andiamo a giocare, è un flip. K10-6-6, flop di merda, è un asso, il kangarooski, come on the boys, let's go, double up, double up, ok, la prima è bella, dai, va bene, la prima era bella, diciamo che in questo sit and go potrebbe andare bene anche solo la prima. Non vedo se qualcuno aveva aperto, se sono stati tutti fold. Ok, sì, me la ricordo questa qua, me la ricordo. Il vecchietto alla nostra destra apre a 300, mette, mi ricordo se fa totale 1, 2, sì, fa totale 400. Io subito glieli schiatto in faccia, proprio snap shove.
Però bello, cioè, ci ha dato 400 chips e noi abbiamo 2004 nel nostro stack totale. È bellissimo, senza arrivare a vedere un flop nemmeno, è tanta roba. Allora, due mani dopo, siamo da bottone o siamo small blind? No, siamo da bottone. Va benissimo così. Ah no, non è due mani dopo, pardon. I bui, come possiamo vedere, sono aumentati, perché sono 100, 200. Quello che fai? Che fai? Cosa queste cose? Non voglio giocare. Ok, good luck. Abbiamo 10 check contro asso 10, porca troia. Asso. Ok, siamo praticamente morti, abbiamo 800 chips. I bui sono 100-200, abbiamo 4 big blind. Va bene, 4 BB è un bel asso dama che alla grandissima ne andava bene anche dama 8. Dai, che faccio curioso che c'è questo qua che sta contando, guarda, se la vuole gamblare, se la vuole gamblare. Dice ma sì, oio. Siamo lì in asso dama, 10 jack, giustamente. 10 jack dal centro del... morto al flop. Niente sweat turn, che bello. Già mi aspettavo una dama su quel turn, un K. Va benissimo così. Let's go. Piatta a noi. Saliamo a 1600, 1700, 1800 perché c'era un limp di uno da OTG in tutto ciò. Per questo collo totalmente a caso con Jack Jack. Guess what, guess what. Siamo di nuovo all-in con 2-2. Stavolta callati da dama 7. Ok. 2-2 dama... This is never loses. Let's go. Come on. Come on. Andiamo avanti alla prossima. Abbiamo più o meno 2000. Di nuovo lì. Sempre lì vanno a finire. Asso 9 off, non è malvagio. Mostriamo sempre il nostro asso, facciamo vedere che siamo persone serie, siamo sempre nudes. Siamo sempre nudes e siamo bravissimi. Va bene, va bene. Andiamo avanti. Ciao ragazzi, spero vivamente che il vlog vi stia piacendo da Las Vegas. Vi volevo giusto dire al volo in 30 secondi che vi ricordo che chiunque di voi volesse migliorare il proprio gioco del poker, personalmente ho studiato con Razor Edge, la scuola che diciamo mi ha dato la possibilità di migliorare il mio gioco e di portarmi a Las Vegas e da tante altre parti. Spero che darà le stesse soddisfazioni anche a voi. Trovate tutte le informazioni qui e diciamo nella descrizione. Ciao raga, continuate a vederlo. Let's go. Siamo rimasti 3-handed in tutto ciò, eh? Da 10 iniziali, rimasti in 3, siamo da big blind. I bui sono aumentati a 100, cioè sono 200-400. E noi praticamente siamo là, dobbiamo per forza fare all-in. Ah, questo pure fu bellissimo, me lo sono ricordato ora. Il vecchietto ha fatto raise a 800. Io c'ho dietro in totale tipo 2000 e qualcosa, basta vedere là quanto sono. Sono più o meno 2005, quello ha fatto raise 800, io ho fatto l'in fold. Io ero champion, mostro sempre l'asso, perché giusto perché eravamo vecchietti simpatici, tanto non è dare info, è semplicemente dare l'info che io sono un giocatore chiuso. Quindi era l'info più bella che potevo dare, no? Io in genere sono sempre contrario a mostrare carte, punteggi, eccetera. Ma in questo caso facevo vedere sempre l'asso e quindi loro dicevano vabbè, sto bastardo, però non è che va all'in con 9-3. Quando invece abbiamo anche fatto shove un pochino più light. Però, oh, guarda, la run, sempre l'asso. Questa volta anche col K. Vediamo che succede. Immagino ci sia l'all-in. Ah no, c'è un raise, c'è sempre quel cazzo di raise. Raise a 800, quant'è? Di nuovo, è il solito discorso di prima. Noi adesso avremo tipo 3.500, meno di 4.000. Questo fa raise 800. Raise, poi capito? Vedi che campioni. Raise 800. Lo shove. E va in the tank. Mostra 5-5. E fold. The champion. Mostra 5-5 e fold. Cioè, con tipo meno di 10 bui. 12 bui effettivi di ciascuno di noi. Ma che 12? Ma nemmeno. C'ho 4000. I bui sono... sì, c'ho 8-9 bui. Comunque, again and again and again. K10 all-in. Questa volta ci chiama asso 10. Questo è molto brutto. Flop non ci aiuta per niente. Turn nada. Ten on the river. Nada. Siamo di nuovo praticamente morti.
avevamo un pochino di più dopo fortunatamente quelle due cagate di open e open 800 e fold. Ritorniamo a pochissimo. Ok, abbiamo 1, 2, 600, abbiamo praticamente un buio e mezzo, due bui, abbiamo due bui, ok. Due bui ci servono molto, che siano molto buone queste carte. Dama 6 va più che bene, va più che bene. Vediamo che succede. Rifolda, vabbè. Good luck. Non credo che quello là possa assolutamente tankare in nulla, deve dallare in tu. Chiama 8-9. Flop succoso. Tar, niente di che. Let's go. Vamos. Prende il 9 al flop. Prendiamo la dama e il river. Let's go. Avevamo anche 10 a prendere, però. Come on. Double up. Non vogliamo morire, raga, non vogliamo assolutamente morire in questo satellite. È la seconda volta che ci ritroviamo con praticamente mo due bui, prima quattro bui. Eravamo praticamente morti. 7 suited. K7 suited può andare bene. Vediamo un po' che succede. Se sciova chiamiamo, se folda bene, se limpa scioviamo, se raise scioviamo. Qualsiasi cosa succeda, siamo all-in in questa mano. Eccolo qua. Ok, siamo all-in. K aveva risato 800, io ho fatto all-in e ci ha chiamato. Asso 8, come on. K flop, niente asso. Niente asso. Let's go. Asso 8, K7. Si galoppa. Questo vecchietto è intossicatissimo. Sbatte le chips sul tavolo. Double up per noi. Let's go. Non ho visto che carte abbiamo in questo momento, ma Jack e 2 voglia, si galoppa, dai, costo lì, Jack e 2 ti distruggo. Non è chance. Tanto questi due sono scaratissimi, perché avevamo detto che se arrivavamo in zap, dillavamo. Dillavamo che non proprio alla pari, però prendeva qualcosa anche il secondo. K. K5, penso che lo prendiamo come shove. Se folda bottone lo prendiamo come shove. Prende le chips in mano, va all-in, ok, possiamo foldare. Attenzione perché c'è il call. Asso 5 e 10 jack è morto, è zap. In the morning, il pugnetto magico. Has been a pleasure playing with you. Good game. Decidiamo quindi qua di fare un deal divertente. Noi giocavamo per $1,100 più $200 che avevamo fatto una side bet tutti i giocatori al tavolo. Quindi in totale avevamo $1,300. Can you come later, please? Thank you. Housekeeper. Ok, quindi, alla grandissima, siamo a zap. Abbiamo garantito al momento $470, ok, che prendeva il secondo. E il primo prendeva i restanti, quanto sono? 800. 8, 9, 10, 11, 12, 850, tipo quello che sia. Comunque, 4, poco meno di 500 noi, poco meno di 900 lui. Dama 10, siamo da big blind, bui 2-4 e teniamo 2000, 3000, abbiamo 4000, quindi semplicemente all-in. Lui fa raise a 800, noi facciamo all-in, 4000, folda. Partiamo alla grande, ok. Va bene. K6, va benissimo, all-in. Bravo, butta dentro. King guy is enough. Ha callato, ok, good luck. Che cazzo c'ho? Dama 10, partiamo davanti. Fuck. Tristissimo. L'ultima mano, serviva all'ultimo 60-40. Avevamo vinto la P5. È il primo coso che ho giocato, raga. Non mi ero giocato assolutamente nient'altro se non questo. Questo è il primo sit and go che ho fatto, oltre ovviamente a giocare cash là. Andiamo al count delle chips, ma non benissimo. Avevamo 5000 chips a testa. Precise 5000. GG ragazzi, GG. Abbiamo preso quindi poco meno di $500. Abbiamo anche, dovremmo avere anche la foto. Non so se l'ho messa, se non la mando all'editor, ve la faccio vedere. Comunque dovremmo avere la foto che abbiamo preso sui $500. E GG a noi. Va bene, on to the next one.
Ragazzi, abbiamo finito il sit, veloce, e proprio là fuori ho incontrato Darione, che non lo vedevo da qualche mesetto, che stava facendo il day 2. Stava facendo il day 2 qua, dove sta? Questo qua, day 2 dell'Omaha. Vai, salutali un po', raccontati come sta andando questo Q-Sop in un male, minuto. Ragazzi, male. Sto scherzando. No, ottima partenza. Poi dopo, diciamo che l'uscita al 2.50 mi ha un po' stordito. Sentita un po' nelle ossa. Sì. E niente, ora mi sto riprendendo. Sei un po' stressato, perché comunque un mese di poker tutti i giorni è stressante. Infatti guardate la mia faccia. Stai giocando anche adesso? No. E niente, ora facciamo sto rush finale PLO prima, siamo 220 left e poi the main event. Va bene, thank you Darione. Ragazzi, allora, dopo il sit veniamo a salutare un po' il buon Gabri, che io lo so che lui è timidone, lo sa che siamo qua a registrarlo. Mi sta giocando il main, del main event, lui sono 200-400, stack iniziale 50.000, poi ci avviciniamo e vediamo un po' quanto c'ha. Allora raga, sono salito un attimo in stanza per farmi un attimo un breve video, perché non sono stato molto chiaro effettivamente, è stato un attimo confusionale. Com'è andato? Intanto io mi volevo iscrivere a un sit and go. Dicevo, avevo fatto quel video per chiarire un attimo com'è andata la giornata, perché mi volevo iscrivere a un sit and go, no, a un satellite che mi avrebbe portato al main event. Questo satellite è stato cancellato. Però, si bastardi, mi lo dicevano subito, no, mi sono fatto un'ora e un quarto di fila. Poi sono andato là, mi hanno detto che è stato cancellato, e una volta là so mai andarmene, devo per forza iscrivermi a qualcosa. Ho detto, senti, avete sit and go, qualcosa, satelliti, tornei veloci, iper, avete qualcosa dove mi posso registrare? Sì, abbiamo questi sit and go così. Ah, perfetto. Allora mi sono iscritto direttamente a due sit and go, perché ho detto, fai che esco alla prima mano, tanto questi costi sui perturbo, mi iscrivo su, vado subito all'altro. Uno da $125, uno da $175. Sono andato a quello da $125, così ho detto, se busto questo sono pure più felice di giocarmi l'altro. E non l'ho bustato, porca troia, non l'ho bustato. È stato molto simpatico. 10 giocatori, come funziona? 10 giocatori al tavolo, solo il primo vince la tarantella, solo 1 su 10. Però è simpatico. I bui aumentano ogni 15 minuti. Si parte con 1000 chips a bui 25-50. Siamo riusciti ad arrivare nel three-handed dopo diverse capriole che avete visto, diciamo, durante il vlog. E a three-handed uno ha chiesto di dillare, io ero il più short, ho snap accettato perché tenevo tipo 4 bui, quindi ho detto ah, sì, accetto, bellissimo, perché lo volevano fare alla pari. C'erano $1,075 per il primo, e poi avevamo fatto tutti quanti, tutto il tavolo, una side bet di $20, quindi tutti quanti avevamo messo $20 dalla tasca nostra, diciamo, che andavano last longer, chi arrivava primo vinceva pure quei $200. E quindi avevamo in totale quasi €1,300 di montepremi, erano €450 a testa. Ok, bellissimo, io ho accettato, uno ha accettato, l'altro ha rifiutato a Famuk, quindi hanno detto solamente in due si gioca e poi casomai possiamo dillare. Ovviamente subito faccio all-in, perdo all-in, rimango con praticamente 3.5 bui, la magia poi succede quella che avete visto. E rimasti in zappa, cioè successa una mano tra di loro, loro si scannano, io faccio un double up, la mano dopo ancora lui, uno di questi due si fanno fuori, uno dei due esce, rimaniamo in zappa, vabbè, vedete come avete visto com'è andata, va bene così, GG a noi. Ci hanno dato la fisciona da $500, che poi Dario fortunatamente ce l'ha cambiata subito dopo, perché l'ho beccato e ho detto addio, vieni qua subito, cambiamo sta 500. E ci ha dato le chips, abbiamo beccato Dario e adesso siamo andati a salutare Gabriele, abbiamo visto Luigi Curcio, tutto il gruppettino di ragazzi che stanno là. Ora mi preparo, mi faccio una doccetta e vado a giocare cash al win, che già siamo pronti. Tiltatissimo come le merde che sono arrivato al win, e c'è un'ora e mezza di fila per sedersi ai tavoli cash, bruttissimo. Qua dietro di me c'è il casino e tutto il resto. Mi sono messo al bar, mi sono preso un bicchiere d'acqua, bellissimo bicchiere d'acqua, normalissimo. E quel cazzo di cameriere mi ha chiesto l'ID. Allora, tralasciando stare la domanda del che cazzo mi chiedi l'ID per un bicchiere d'acqua, ha detto, ma scusami, ti sembro più piccolo di 21 anni. Sì, ha detto, io ti darei 19. Ho detto, ah, grazie. Quindi va benissimo così.
Va bene, comunque siamo riusciti, dopo aver dimostrato l'ID, a berci la nostra acqua. Rispondo un po' ai messaggi, mi diverto un po' col cellulare, organizzo un po' il vlog per stasera, è tutto, e aspettiamo che ci chiamino. A fra poco. Andiamo avanti, qua c'è un'altra sessioncina in corso, prima mano a Sto Jack. E beh, andiamo a fare un bel race. Questo qua è un... stiamo giocando 1-3. Stack iniziale 500 max cap. Qui già avevamo qualcosina in più. No, avevamo proprio 500 stack iniziale, ok, non avevo visto bene la linea di rosse. Comunque, multiway al pot. Credo fossimo in 3 nella mano. E c'è un bel... no, 4 players, mi pare di aver sentito. Sono 2-2-7. Not the best. Cerchiamo. Sperando di arrivare a un turn. Dove arriviamo? 2-2-7-3. Potremmo essere ancora buoni. Vediamo. Primo fold, il secondo fold, il terzo fold. Let's fucking go. Eravamo buoni. Asso Jack is good. O forse sì, vabbè, no, sicuramente eravamo buoni. Let's fucking go. La prima mano è andata. Andiamo avanti. Ok. Ace 4, sweet. Da bottone. Vediamo che andiamo a fare. C'è un open a 10. Noi da bottone andiamo a fare una bella trivettuccia. 27 da 10 a 27. Vediamo se ci riusciamo a vedere un flop. Heads up. Sì, ci vediamo un flop e zap. Ok. Ok. Asso K10, due picche, un fiore. Noi abbiamo asso 4 con un fiore. Direi che possiamo andare a si bettare. Non troppo piccolo, non troppo grande. Qua tipo ho bettato 16. Ci sta, sì. Mi dispiace, 16. Va bene, tanto tutti i suoi KX andrà a callare, probabilmente anche tutti i 6, 10 jack, dama 10, tutte quelle mani là, quindi sì, mi piace la bet. Su turn 6, che è totalmente un brick, possiamo cercare back. Cerchiamo back anche river, va bene, una street of value secondo me è più che ragionevole. Potremmo bettare in realtà anche river, prendere due street of value. Ma va bene, siamo appena arrivati al tavolo, non abbiamo tante info sul giocatore, non... è comunque un pochino ai limiti, secondo me va benissimo prenderci una street of value qua, in un piatto tribettato, con un asso 4, va più che bene decisamente. Ok, vedo che prendiamo tante chips in mano, immagino sia una tribet. Andiamo a fare un bel 30, ok. Snap quello da parte del bottone, bel ragazzo. Ok, foldano i bui e immagino abbia snap callato UTG. Noi ancora non mi sembra che abbiamo visto le nostre carte, giusto da qua, infatti non ricordo, o me le sono missata io al volo, comunque penso che adesso a breve le rialzerò. Ok, prendiamo un bel po' di chips. Let's go. Oh wow. Praticamente pot. Look at this. 72. Wow. That's a big bet. Race. Ah, Jesus. Bottone ci snap resa. Porca troia. Che ci abbiamo noi? Che c'ha lui? Sto impazzendo. Non l'ho vista questa mano. È bellissimo. Ok. Ok. Se non mi sbaglio, noi qua avevamo 10-10. Se non mi sbaglio, mi ricordo che avevamo una mano relativamente precaria, dove siamo nel momento in cui siamo stati snap callata preflop, raisate appena abbiamo bettato grosso al flop, non ero per niente felice di callare questo spot. Eccolo, 10-10, non ricordavo. Turn dama, lui sciova, io chiamo, il video è un attimo stato tagliato perché si era inceppato tutto, ma l'ho ripreso, cazzo. Let's go, raga, ho ripreso.
Overbetta, no, non Overbetta, scusami, Shova River, Shova Tarn, per Dio, su quella dama. E diciamo che quella dama alla fine non gli chiude praticamente nulla con quella dama, quindi non ci spaventiamo troppo. Comunque, chiamiamo e mettiamo un piatto enorme. Il video è un attimo confusionale, ma piatto a noi. Let's go. Sono almeno 700, 800, 900 dollari di pot. Quindi, un ottimo inizio. Let's fucking go. Nel frattempo, qua dentro anche ci troviamo una mano già iniziata un attimo di panico generale. Dovete sapere che in questo periodo sto avendo il panico generale perché il mio telefono ha finito la memoria. Quindi ogni volta mi ritrovo lì, oh dama 10, mi ritrovo lì a cancella, metti, manda all'editor, rifai, manda, cancella, metti, ah, che stress. Oh mio Dio, perché siamo ancora a vedere questa mano? Io ho dama 10 di quadri, board, recita dama 6, 7, asso, asso, con 4 cuori. Jesus, vinco io. Lui aveva due quadri, vinco io. Let's go. Vinciamo un piattino. Stanno almeno 100 dollari qua dentro. Let's fucking go. Non male per niente. Va più che bene. Va più che bene. Frattempo vediamo che si inizia a buildare uno stack non male davanti a noi. E finalmente vediamo due bellissime dame. C'è un open a 10. Immagino che quel 10 adesso salirà decisamente di valore. Pesa 38. Ok, ok, ok. 38 che era la size, diciamo, avevo fatto ultimamente per le altre 3-bet a questo tavolo. Questa era la size che stavo facendo quel giorno. Su 10 col... così. Scusami, su 10 e noi da MP 38. Ero molto concentrato sulla partita. Saluto K, sempre presente. Comunque immagino fossimo in zap. Andiamo a fare una C-bet, ci può stare, ci sta, possiamo anche cercare back, però preferisco più la C-bet, bettando piccolino. Non abbiamo bettato proprio piccolo, abbiamo bettato 25 su un piatto di 70. Possiamo bettare anche un pelo di meno. C'è il raise, mi sembra di aver sentito 50, penso che ci abbia appena check raisato. Ok, possiamo foldare qua, però in game ho deciso di callarne una. Ma non lo so, non... fortunatamente ha cercato Tar. No, non ha cercato Tar. Allora forse noi eravamo da piccolo buio probabilmente. Già, va bene, potevamo risparmiare 25, insomma. Flop, che spero di trovare, quindi diciamo... Sì, flop dovevamo foldare, adesso vedendola ora, diciamo, post sessione. Allora, ragazzi... C'è un ospite. Ciao ragazzi. Rispetto al video di prima, perché ieri sera mentre stavo facendo il commentario si è spento il telefono, quindi arrivederci. Ritorniamo dalla mano con asso 10 suited, dove un oppo apre, flattiamo e chiamano dietro di noi. Andiamo al flop su asso 4-3. C'è una C-bet di 17, sì, no? 17 o 12. Comunque calliamo tutte e due. In 3 al Tar, che c'è un bel picche. Picche che probabilmente cercheremo tutte e tre. Check di original racer, cerchiamo noi. C'è una bet, 30 dollari. Original racer, vediamo le carte che volano, snap, volano via. Di certo non molliamo tardi. Ridere è carino, cerchiamo. Sei betta, Gabri? Se betta, secondo me è uno spot molto complicato, non dovrebbe avere grandi bluff se non 6-5, 7-6. Cerchiamo, betta 55, vola una chips, snap con le e ci gira dama 3, off, con la dama di picche. Diciamo che era difficile pronosticare un range di call preflop con dama 3. Call al flop, bet al turn, insomma, paradossalmente la bet al turn non è neanche così brutta a questo punto, a splayed. Infatti. Però secondo me se uno non ha l'informazione di poter mettere questo tipo di range all'avversario... Io sfortunatamente adesso non mi ricordo chi era oppo, perché... È un bluff catch tirato, perché di valore non dovrebbe value bettare a 6 peggiori, non dovrebbe value bettare così a 6 suited di cuori.
E quindi la nostra mano praticamente un bluff catcher, però non è così semplice trovare dei bluff naturali che callino flop in triway, bettino poi turn sempre in triway e bluffino river, quando pair tra l'altro, quindi non so, secondo me è six pot river. Ragazzi, prossima mano, spilliamo asso asso, siamo da straddle, 1-3, noi siamo straddle 6, c'è un open e un flat da parte di OTG, OTG più 1, chiama anche, mi sembra, o bottone o small blind, non mi ricordo, comunque chiama, c'è un terzo call, parliamo noi. Mettiamo la chips nera al centro, il 106. Mi ricordo che OTG, OTG più 1 hanno snap callato, uno dei due ha snap callato. Mi sembra OTG 1. Il terzo fold. Quindi siamo in 3 al flop. 330 circa dollari nel piatto, una bella 110 buio, comunque 55 nell'136 che stavamo là. 722, c'è cobet, c'è cobet. Ho valutato qualche secondo, alla fine ho preferito bettare. Pensavo tanto 9-9, 8-8, 10-10, jack-jack non folderanno mai. Fold fold, mi chiedono show for the vlog, io da fisciazzo mostro, c'era una motivazione dietro perché volevo, stavo giocando molto aggressivo, quindi ve volevo mostrare. Ragazzi, qui non posso dire che mai mostrare le carte, ragazzi, ricordatevi questo, mai mostrare le carte. Tranne rarissimi casi. Neanche in quei rarissimi casi, l'immagine è meglio costruirla in maniera amletica, la gente non deve sapere il vostro gioco. Vai, commenta le size e lo spot. Uno spot abbastanza standard, lo squeeze diciamo che come size penso che ci possa stare, ragazzi, su open 15, due call mi sembra una buona size, 105, 110 insomma, credo che sia ok, flop il piatto è 300 qualcosa, 722 sicuramente possiamo bettare micro, cioè una bet micro. Più piccola di 77? Ma in realtà 20-25% pot, okay. Penso che vada bene. Cioè, se uno decide di fare un terzo non è neanche un errore grave, però sicuramente più stiamo small meglio è, perché i nostri avversari qua avranno un range di pocket pair, ok, di Broadway, di assi alti che in parte bloccheriamo. Ogni tanto, parlavamo prima con Mattia, si può valutare anche un check, secondo me, per dare la possibilità sostanzialmente di prendere equity ai nostri avversari, no? Sperando che magari al turn scenda una figura, quindi un capo, una donna, un jack che potrebbe regalare una top pair e quindi poi staccarli più facilmente. Tanto nel caso in cui avessero una pair come 9-9-8-8 che possono tranquillamente avere nel range, secondo me su check nostro saranno loro i primi a puntare, perché polarizzeranno il nostro range su ace king e queen, quindi betteranno loro in questi livelli, non sanno pot controllare, quindi anche il check paradossalmente contro questi avversari non è un'eresia teoricamente parlando, penso che dobbiamo bettare 20-25%. Bene, allora raga, abbiamo quest'altra mano in cui Oppo che era un indiano nervoso che il tempo di caricare 300 dollari li aveva persi, aveva già messo altri 300 sul tavolo contanti, ok, ancora gli dovevano portare le chips, li aveva persi regalandoli proprio colmaccando in una maniera vergognosa, ma non ricordo lo spot nello specifico, non era contro di noi, comunque avevamo già capito che personaggio era, aveva quindi questi 300 dollari davanti e stava aspettando il cambio, apre a 15, flattiamo da bottone, andiamo avanti, siamo ai zap e andiamo al flop, abbiamo, non so se ce l'abbiamo mostrati, no, abbiamo due bellissimi 3. Ho visto flop migliori, ma ne ho visti anche di peggiori. 2-4-6. Di certo non molleremo questo flop. Il nostro avversario betta 30 dollari. Ci vediamo un tardo. Il 5. Snap betta 55. E andiamo in the tank. Che si fa? Che si fa? Pensiamo un po', già siamo con le chips in mano. E chiamiamo.
siamo sui 55 e ci vediamo un bel river, sperando non esca pick, non è uscito. L'avversario checka, ma io qua già vedevo, già visualizzavo il suo check col mac. Questo non folda mai, non avrebbe mai foldato. Andiamo in mallo pure e lo buttiamo. Sentiamo, oh my god, io va 3. Richiama e mostriamo il nostro 3-3. Guarda come stanno i dollaroni nel piatto, ma anche il tempo che glieli cambiassero. Bellissimo. Avversario dei sogni proprio. Vabbè, commentiamola. Beh, diciamo non uno spot particolarmente complicato. Flattiamo pre-flop in position any pair del range. Flop con gutshot sicuramente è coppia, abbiamo una buona equity per chiamare. Turn jolly time, quindi scala turn. E stranamente il nostro avversario decide di puntare ancora. È vero che non ci sono troppi 3x nel range, però potrebbe anche pot controllare con una parte delle, appunto, delle possibili mani che ha nel range. Controlla, già mi immagino, quello già tenendo $300 in tasca che fremeva di ributtarli nel tavolo. Decide di bettare ancora, a questo punto fare just call mi sembra la scelta migliore, piuttosto che raisare, rischiare di face upparsi. River casca una carta che non cambia praticamente nulla nella dinamica dello spot. Il nostro avversario a questo punto checka, decide di non bettare lui una terza volta. E con pot size bet creata, credo che l'all-in sia l'unica scelta da poter prendere. Tra l'altro ti ha anche snappato, quindi non hai neanche dovuto soffrire troppo per ricevere il call. Diciamo, spot facile per vincere i soldi al povero indiano, direi. Esco, avanti. Allora, in questo spot, asso K di fiori. Non mi ricordo se siamo stati noi ad aprire, ma penso proprio di sì. È per forza, perché quindi forse c'era un limp, noi abbiamo fatto 15 e c'è stato un cold call. Quindi nella mano siamo, penso, in 3. Sì, perché 15, sì, siamo in 3. Esce asso K dama, bellissimo spot. Pot sarà sui 50. Andiamo a bettare 35. Ci chiama solo uno e zappa il turn. Turn pulitissimo, ma non vedo motivo per cui checkare. Andiamo a prendere altra valle. Tanto tutte le sue picche ci chiamano. Asso jack, asso 10, non penso lo folderà. Alle volte anche qualche KX, ma è difficile chiamare ancora KX, però potrebbe callarci. Qua non mi ricordo se era contro l'avversario alla nostra diretta a sinistra, contro quel giocatore, ogni mano in cui noi giocavamo quel giocatore entrava nel piatto, e mi sembra che era contro di lui. Si era creato una sorta di giochino, ogni volta che io aprivo quello mi guardava e diceva: ah, mi piace giocare con te, cool. Comunque bettiamo a 70, ci snap call. River 2, solito discorso, stesso di prima, non vedo motivo di fermarci. Rischiamo solamente che checkandoci snap check a back con l'asso 10, asso jack, che invece non essendo uscite picche né niente, il TP più facile di un avversario, diciamo, non regga, non chissà quanto bravo. Non è uscito picche, potrei provare a rogallarlo col mio asso 5, col mio asso jack, col mio asso X, col mio K jack e così via. Prepariamo una bella bet succulosa, succulenta. Mettiamo circa 2,80, quello che sia. Snap colla, pulitissimo. Stiamo a suo K. Lancia la fish. E lui mostra. Cazzo di dealer lo butta via, ma me lo ricorderà. K, Q. Esco. Dacci sti 2,80. Mommo. Esco. Tocca a te, Gabri. Bene, ragazzi, anche questo spot, insomma, non è estremamente complicato. Nel senso che l'unica cosa sulla quale possiamo soffermarci quando apriamo asso KS è il board recita asso K donna e eventualmente le size da utilizzare. Personalmente avrei bettato grosso sin dal flop tutte e tre le street. Tu Matti hai bettato grosso tutte e tre le street. L'unica cosa secondo me al turn è la street in cui hai scelto una size più bassa. Al flop penso tu abbia fatto circa 35 su 50, turn 70 su 120. Ecco, turn 70 su 120 mi sembra molto piccola, soprattutto se giochiamo molto deep.
mentre poi a River il piatto era diventato 2,50 e hai fatto 2,80, quindi hai overpottato a River, ma invece al Tarn hai fatto meno di 60% pot. Quindi secondo me potevi gestire in sites molto big Tarn per poi continuare a fare una size molto big river, quindi magari avvicinarsi al pot turn e poi continuare su quella linea lì al river. Poi bisogna vedere anche le deepness in gioco, però più siete deep più devi buildare lo spot. A questo punto era abbastanza deep tutti quanti. E soprattutto perché 1008, in questo 1005. Spot su asso K donna, quando lui col calla pre chiama flop, ha un range che dovrebbe essere coordinato con o una top pair oppure dei pezzi del board con delle equity di scala, quindi dama 10, dama jack, k-jack, kt, eventuali flush draw magari, e questi tipi di avversari quando giocano molto deep comunque sono disposti a chiamare molto volentieri anche il turn. Quindi al turn è uno spot nel quale prendi il massimo value da tutti i suoi asso 9 suited, asso 8 suited, asso 7 suited, mani che invece magari a river possono poi andare in difficoltà. Ok. Stessa cosa, mi facevo chiamare, mi chiamavo stessa cosa k-jack, una mano come k-jack chiama turn perché ha anche le equity del gutshot, quando poi river però cascano a blank li crolla un po' il mondo addosso, non è detto che ti chiami river, quindi avrei fatto veramente pot turn e poi pot river. Ok. Allora, ultima mano, qua abbiamo un player out, forse arriva fra poco. Allora, abbiamo... stiamo raccogliendo qua KK picche e fiori, c'è un open, un flat e noi siamo da big blind, decidiamo di andare a squeezare. Facciamo un bel 20 20 45 48, questo è 48 Original Razer, ci snap colla e l'amico sulla destra folda. Ok, e zap al flop. Il giocatore alla nostra sinistra, info che avevamo su di lui, abbastanza chiuso, e tutto il tempo era quel giocatore che lo avevo raccontato, che tutto il tempo mi diceva: ma tu fai coaching? Ma mi puoi fare coaching? Ma mi puoi fare da coach? E poi io gli ho parlato di Razer Edge, del corso di Razer Edge, ho studiato quello e tutto, e si è preso le informazioni che poi si è comprato il corso di Razer Edge il giorno dopo. Bravo, bellissimo, un altro indiano simpaticissimo. Quindi e contro di lui non avevamo ancora mai giocato, cioè nel senso, in 2 ore che stavamo al tavolo non ci eravamo mai messi uno contro l'altro sul al tavolo. E adesso apre da OTG, squeeziamo, ci snap call. Ok, vediamoci sto floppetto. Quindi è zap, pot più o meno è di $100. Tre, quattro, sei. Due cuori, un fiori. Noi abbiamo KK, picche e fiori. Ne va a si bettare un bel $30. Un terzo pot. Ci chiama, snappa. Turn cuori, 8 di cuori, quindi 3, 4, 6, 8. Decidiamo di checkare. Check a back. River 9. Si attivano i sensi da ragno. Decido di checkare. Il nostro oppo prende una chips nera e la lancia nel pot. Ovviamente, snap calliamo. Aspetta che giriamo. Giriamo due bellissimi capponi. Oppo, per Dio, ho preso 9 river. 9 river. Hai sento. Che commenta, qua mi tratterà malissimo. Vai, tutto tuo. Allora ragazzi, che dire di questo spot? Personalmente, partiamo dal preflop. Su open 12 col 12, squizzare, penso out of position, se non erro, 48. Penso che sia una size vergognosa, nel senso che 48 probabilmente sarebbe stata la size che avrei fatto e zap con un flat, avrei fatto da 60 a salire come size per flop. As played flop hai fatto un terzo su 6-4-2 con flush draw, sarebbe stata una texo sulla quale avrei fatto una size più corposa. Penso che bettare un terzo per semplificare la propria strategia possa aver senso, ma anche bettare più big qui ci siano insomma le sue ragioni, cioè diverse ragioni.
a maggior ragione quando non abbiamo il K di cuore in mano, quindi non bloccheriamo combinazioni possibili nel range del nostro avversario come KX a cuori, che ovviamente calerebbe nei sides, anche mani come Asso K, perché per flop non sempre questi giocatori rompono, e se ha Asso K col K di cuori, a maggior ragione ci chiama flop nei sides. Detto ciò, tu hai deciso di bettare 30, il tuo avversario ti chiama. Sull'8 di cuori, quindi quando si chiude flush al turn, lo spot sicuramente si complica, non avendo noi un pezzo di cuore in mano. Ci sono diversi flush nel range del nostro avversario. Al tempo stesso però credo che la nostra mano, soprattutto in un field soft e morbido come questo, dove i nostri avversari tendono a face upparsi con le loro azioni in base ai run out che ci sono, io personalmente avrei bettato ancora, avrei fatto veramente half pot in questo scenario. 100. Avrei fatto half pot, prendiamo comunque value da diverse mani che loro non foldano, anche se dovrebbero foldare, quindi magari anche dei pezzi del board, una mano come... fammi pensare... Beh, ma anche a sto capo sto dama con un cuore, sono carte, non credo di andare a foldare. Sì, a sto capo sto donna, magari una mano per dire come 5-5, no cuori, magari sono portati a chiamarla ancora, questi tipi di avversari a maggior ragione. Insomma, secondo me ci sono diverse ragioni per puntare ancora al turn, cioè non abbiamo così tanto bisogno di pot controllare contro avversari che bleffano poco, di solito, contro action aggressiva, giocano più passivi, e quindi quando poi invece giocano aggressivi contro action aggressiva hanno molto spesso value strong, quindi possiamo trovare dei buoni fold. As played comunque, nel caso in cui avessi cercato il turn per decidere di pot controllare, eccetera, sicuramente a river non cercherei di nuovo. Ma ho i sensi del ragno attivati, che mi dicono no, c'è call. Ragazzi, avete presente a carnevale quando ci sono quelle persone che usano il vestito di Spider-Man, quello tarocco bruttissimo? Ecco, in questo caso aveva i sensi di ragno, quelli old school. E al turn, quando il nostro avversario cerca back, perde diversi progetti, diversi flush chiusi, tenderanno a puntarli quando hanno colore, eventuali set tenderanno a puntarli per protection, quindi sostanzialmente quando cerca back il turn non ha mai un punto forte tra flop e turn. Questo è più che sufficiente per farci voglio bettare a questo punto KK a river. Quanto avresti bettato? Come sides a river dobbiamo farci callare da del middle value, che ha callato flop e poi ha cercato turn, quindi mani magari come 7-7, mani come 7-6 suited, mani come 8-7 suited, per intenderci, che potrebbe avere pressoché nel range un range di questo tipo, e non credo che callino una sides come pot. Penso che possano callare una size magari come 60%, ma piuttosto preferisco fare 30% che checkare il check, proprio non esiste. 30% raise, che fai? Fondo. E che dovrebbe avere però? Cosa si deve girare? Asso dama di cuore. Cioè, cosa dovrebbe avere? Perché averla giocata così? Non bleffano tanto. Cioè, se vuole bleffare, bleffa turn. Quando tu checki si chiude il flush. Se checka back quando si chiude flush al turn, molto raramente, secondo me, ha dello showdown value. E se ha dello showdown value che ha cercato al turn, river valuta se callare o foldare, non turnarlo in bluff a questo punto. Però se betti piccolino non puoi rischiare che ogni tanto tipo dire vabbè, va a un mock race, asso dama di cuore. Secondo me in questo field succede molto raramente. Va bene, queste raga, questa era l'ultima mano di questa sessioncina. E immagino il vlog sia finito qui. Se non è ancora finito, godetevi l'ultimo minuto e ci becchiamo poi col prossimo vlog che ci sarà domani. Ciao, okay, raga. Aspetta, qua bisogna salutarli così. Con il vostro Spider-Man di quartiere, vi salutiamo. Alla prossima, ragazzi. Ciao, raga. Alla grandissima, raga. Che bella seratina. In realtà, che bella giornata intera. Mi sono divertito. Mia, sto cazzo di cappellino, che li odio. Mi sono divertito che ho giocato il set and go. Mi sono divertito ancora di più che ho dillato il set and go, o meglio, alla fine ho perso le zap, però prima di perderlo l'abbiamo dillato, quindi molto simpatico. E è stato tutto molto simpatico e divertente, una simpaticissima giornata, super promossa, molto piacevole. Abbiamo vincicchiato parecchio, siamo entrati con 800 in totale, 500 iniziali, poi abbiamo caricato altri 100, poi altri 200.
Siamo usciti con 2100 e qualcosa. Abbiamo preso, fatto un picco di 2003, ma sfortunatamente abbiamo perso con la mano KK. Ma va benissimo così, assolutamente non ci lamentiamo. Anzi, fantastico che comunque siamo usciti con un ottimo profitto del genere. Con questo chiudiamo la serata. Sto facendo una camminatina per la strip. Potevo prendermi un taxi, ma ho detto ma facciamoci una bella camminatina. Fa un cazzo di caldo, si sta una meraviglia. Guardate quanto è bello qua. Bellezza proprio di Las Vegas. Illimitata. Va bene, ragazzi, penso proprio che con questo chiudiamo il vlog di oggi. Un abbraccio, spero vi stiano piacendo. Fatemelo sapere nei commenti, lasciatemi un like, un commento, un parere. Se volete vedere qualcosa di diverso, scrivetemelo, che io sono ora a Las Vegas, i live li sto pubblicando proprio in live mentre sono qua, quindi qualsiasi cosa commentate, io lo leggerò. Un abbraccio raga, buona giornata a tutti. Tanto per il mio cappellino. Let's go, a domani.